Buona giornata cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi 24 gennaio 2018. Questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. A Emilia arrestato Carmine Sarcone, reggeva la cosca emiliana. Per i pentiti era la bella faccia della famiglia. Fratello di Nicolino e Gianluigi, il primo condannato a 15 anni di reclusione con rito abbreviato, il secondo in attesa della sentenza nell'ambito del maxi processo in corso in questi mesi a Reggio Emilia. I carabinieri di Modena, su ordine della DDA di Bologna, hanno prelevato il 39enne nell'appartamento della suocera a Cutro. Casini, i malumori mettono in dubbio la candidatura a Bologna con il PD e Renzi valuta l'ipotesi di spostarlo a Parma. La segreteria del Partito Democratico non ha ancora risolto il problema dei nomi da schierare nei collegi in Emilia-Romagna e soprattutto, nonostante la scelta fosse data già per scontata, ora sembra fare un passo indietro sull'investitura del leader centrista. Duro l'intervento di Franceschini che difende la decisione. Spaventa la sfida con gli ex Dem, ora che sono i liberi uguali, Errani e Bersani appunto. Elezioni, prima scrematura del Viminale, ha messo 75 simboli su 103, tra i bocciati la Margherita, in sospeso DC e Movimento Sociale Italiano. Il Ministero dell'Interno taglia 9 simboli, un'altra ventina dovranno integrare la documentazione entro 2 giorni, pena l'esclusione. Poi il 31 gennaio dovranno essere depositate le liste e le firme. Chi non è in Parlamento deve raccogliere 375 per ogni collegio plurinominale. Fuori anche Forconi e Indipendenza del Veneto. USA, sparatori in una scuola in Kentucky, 2 morti e 19 studenti feriti, fermato un ragazzo di 15 anni. Dalle prime ricostruzioni il giovane avrebbe fatto fuoco sugli altri studenti al momento del suono della campanella d'ingresso. Si ignorano ancora le motivazioni del folle gesto. Solo ieri, nel corso di un'altra sparatoria nella scuola di Italy in Texas, era rimasta ferita una ragazza di 15 anni, un attacco per il quale è stato fermato un 16enne. Trump sfida Cina e Corea del Sud. Dazi su import di pannelli solari e lavatrici. La decisione del Tekken prende le mosse dalle raccomandazioni della US International Trade Commission, secondo cui l'aumento delle importazioni di questi prodotti danneggia i produttori nazionali. Critiche da Pechino e Seoul. Stiamo valutando tasse anche sull'acciaio e l'alluminio, ha rilanciato il Tycoon nel giorno in cui il New York Times scrive che il procuratore speciale del Russian Gate, Robert Mueller, ha sentito l'attorney general Jeff Sessions e l'ex capo dell'FBI, James Comey. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con i programmi.